Buongiorno ragazzini, sono già sveglio dalle 5 e un quarto comunque. Minchia, è durato poco il sonno. Beh, mi preparo e si va dritti a Bari. Per il day hospital, così si dovrebbe chiamare, non il pre-ricover oppure, cioè vieni a farti in day hospital, non in ospedale. Beh ragazzi, a dopo, ciao. Ragazzi, sono al policlinico e mi trovo nel bagno e ho fatto l'esame dell'urina, cioè come direbbe il buon Savastano, Bib, ha già capito, non posso fidete. Allora ragazzi, ci stiamo andando, questo è il parcheggio che avevamo parcheggiato. E praticamente l'operazione non ci sarà. O no? Beh, a dopo. Cioè ragazzi, si può essere più loppi? Cioè ti sporgi una mezza capoccia da fuori. Ma che sporgi? Scusa, guarda. Cioè così. No. Che sporgi? Sì. Che ci fai la terra? Da Lilli, vedi chi sa qua, Lilli? No, no, però vieni qua. Vieni. Non mi alzare. Che ci fai là a terra? Così. E tu Lilli hai tenuto il gioco, eh? Che cosa? Tu hai sentito aprire la porta. Ah, ti l'hai sentito? Sto dormendo. No, ti ho messo la porta a fuori. Hai visto? Mi aveva spaventare. Cioè nel senso, mi ha fatto spaventare, nel senso, vedi che ci sto. Io mi ho detto, basta, forse non ci sta. Comunque ragazzi, niente intervento, capiremo dove andremo a finire. Te qua? Pasta frolla di Nicola. A dopo. Pregiate che le fanno l'idromassaggio alle mani. Ah, sì. Poi è il manto di Cuba. Sì. Beh ragazzi, buon appetito. Luca non se la cava bene con questo è il secondo piatto a me. Ci ha sbagliato altre volte. Così. Gli lasciamo il granchio e fallirà. Cioè sì. Che stiamo mangiando? Tutto ad avere cosa con i broccoli. Pasta e broccoli. E allo stesso tempo dopo ne avremo di scorreggine da fare. Andremo a casa. Mi sono decisa per questo. Io già le sto facendo, ve lo dico. Natasha sia altrettanto furba nella sua scelta. Non l'ho mai cucinato prima. Ma vorrei il mazzo di cobre. Lo ammetto, il cobre è una novità per me, ma sarà come un. Un'acciuga sta lì. Che ci vuole? Prendo. Non l'ho mai cucinato. Lasciamo di trattarlo come un. Passa, passa. È molto rischioso. E sai perché? È una carne difficile da cuocere, non perdona. Chissà se Natasha ha intenzione di seguire il tuo piano. Luca, sei prevenuto. Beh ragazzi, sono buon appetito. Questi prodotti ti spaventa di più. Bene ragazzi, siamo arrivati al dolce. Didi. Assaggerò sì. Una crostata d'albicocche e la torta di mele che ha fatto ieri Lucia, perché ieri non l'ho assaggiata io. Vediamo. Sì, va bene, da. Oh, dai, ragazzi, vive lui, va bene proprio nei momenti che non devi bere. Sì, sì. Piccolo, Vie. Vie, va bene, vie, vie, va bene. Notate qua che morbidezza, qua. Questa me la mangio io dopo. Calmati, se la voglio io dopo. No, questa ce l'ho un pezzo piccolo. Questa pezzo di torta da dove è venuto? Da casa mia, veramente. Vediamo. E come mangia. Così è un graf. Elliot Graham. Elliot Graham. Com'è?
bene che rumore? Si sente poco la mela. Ma sei zitto. Sente poco la mela. Non ti piace? No, invece a me sì, mi piace. Ci vuole uno stato di crema. Troppo secca, eh. Vedi che all'interno ci ha messo il miele. 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 A polvere le ha messo le miele qua. Con la quattro li sono sciolti. No, no. Non mi curba. È un po' buono. Poche mele si dentro. Tre mele ho messo in naso. E l'avrei caricata comunque con molte mele. Assaggiamo la crostata? No, si è tagliata, ce la devi solo prendere. Però tagliami. No. No, 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 mica mi mangio tutta io. No, prendi sto pezzo. Vediamo qua. Questa è la crostata di albicocche. Sì, sì. Questa mi piaceva di più. Perché mi piace molto la marmellata. La pasta friabile, la marmellata si sente che è eurospignana. No, non è. Buona. Ma ti piace molto più questa qua? Wow. Buona, va. Basta. Io sono. Buona, buona. Basta. Buona, sì. No, la tua crema deve fare molto più. Ma non puoi mettere la crema perché. Ma non metto una crema. Non si può mettere, tu non hai visto il procedimento. La poteva mettere la crema, ragazzi. La poteva mettere. Non l'ha voluto lì. A dopo. Vedi che c'è ancora gli occhi di sonno. Ragazzi, ho fatto un mega pisolino. Uno dei pisolini più belli della mia vita. Dalle 4 alle 8. Lo potrei mettere tra i preferiti e lo potrei anche condividere su Facebook. Dai, a dopo, a dopo. Ci sto volendo quella cacata di scuola antimafia. Ti sono mangiato dei panini però. Panini. Guardate che gran galbanone euro spin simile proprio. Neanche l'ha fatto il latte della mucca. Vado a guardare. 50 centesimi. 50 centesimi, 5 kg di formaggio dolce. No. Dammina. Sì, di faccia proprio. E che vuoi di sedere? Eh? Che vuoi l'inquadratura di sedere? Normale, no. Che l'inquadratura vada. Fare più visualizzazioni con il mio sedere. Meglio che ci siamo zitti, va. Veramente se iniziasse a scorreggiare forte. Meglio se stendiamo non un velo pietoso, proprio una coperta. Sì, 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 sì. Beh, che dire di questa giornata passimoniosa. Questa giornata all'insegna del letto per lui, come al solito. Mi sono dato presto stamattina alle 5. Maestra, però hai recuperato 10 ore di sonno nel pomeriggio. Bugia. No. Nah, un'ora e mezza. Dalle 4 alle 8, ragazzi. Bugia, quanto sei bugiardo. Non erano le 4, ma erano nemmeno le 5 e mezza. Non erano le 5 e mezza. 5 e mezza era. Non erano le 5 e mezza. 5 e mezza era. Quando fai quella scuola non è per niente 5 e mezza. Penso poi dopo fratellini affari ho tornato a letto io. Ma che stai dicendo? Con me? Che stai dicendo che ho spento io e tu sei già a letto? Che stai dicendo tu? Vedi che. Mi sei il cane alle 4. Appunto, quando mi sei salito e tu poi non sei andato a letto. Letto se stavo giù col cane. Poi hai detto vado nel letto, che erano le 4:10? Che tu. No, erano le 5 e mezza. Vabbè, sì. Eccolo dove sto. Sì. Che dire, oggi non. Ho saputo che non farò più l'intervento, te l'ho detto. Ma ce lo teniamo così. Eh? Ce lo teniamo così.
No, ma dobbiamo optare per altre opzioni. Assolutamente. Perché anche spostandomi fuori, non lo so, andando verso Bologna, verso Milano. Oh, perché non ci vai in Australia? Per asino city e la manca. Che devi fare in Australia, Olanda? Ma sono muti, dico io, sei inquadrata e poi tu sparisci dalla fotocamera. Ma non il cuscino però, che brutto. No, c'è l'ascella proprio in direzione. Guardate che punticcione. No. Sono due o tre punteggi insieme, la comitiva, e qua pure un altro. Cioè, dico io. I sfoghi di gioventù sono quasi. Beh, quando uno ha 16 anni. Sì. Ti carcere, una gamba. Ecco. Ha una gamba, cioè 16 anni, più l'altra gamba 16, se vai a 32. Io ho 29. Oh, 29. Beh, ragazzi, che dire? Io sono stanca, ragazzi, perché io, a differenza sua, mi sono fatta appena appena una mezz'oretta. Ma quanto sei bugiarda. Sì. Non la credete, proprio una banconota falsa. È più vera la banconota falsa. In effetti, anche ieri, quando ho fatto la torta, ho detto che tu stavi dormendo. Bugiarda. Sì. A me non mi è piaciuta tanto la torta che hai fatto. È buona. Daniele e Nicola, aspetti i vostri commenti per dire come. Sì, ma che ti devono dire che è brutta, è ovvio che ti dicono che è buona, però. Comunque la vostra era buona, complimenti. Dovevi mettere un po' di crema. Ma non si fa con la crema, se non sai il procedimento, mi dici dove la metti la crema. Si fanno con la crema. Ma che stai dicendo? Sei zitto. Si vede che ti cucino proprio tu zero. Sei zitto. Vabbè ragazzi, che dire, na? Ma la chiusura ve la fa lei. Commentate, condividete, mettete un mi piace, continuate a seguirci. Iscrivetevi, mettete un mi piace anche sulla pagina Facebook. La pagina Facebook YouTubers. Ragazzi, niente che dire, sono abbastanza stanca. C'ho la bocca secca. Sto perché? Sì, sono due giorni che ho la bocca secchissima e sto bevendo come un cammello, se vi interessa. Niente, detto questo, amici, vi dico soltanto una cosa. Buonanotte, ciao. Ciao, io voglio mettere la mano io. E tu devi spegnere. Ciao, io metto la mano, anzi metto il pollice.